Eccolo, eccolo. I miei capelli stanno tornando bianchi, cioè c'è pochissimo rosa, quindi questo vuol dire solo una cosa, vuol dire che dovrò farmeli azzurri perché ho perso una scommessa in una diretta. Dopo a fine video vi dirò dove e quando me li farò blu, perché me li farò con voi. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Benvenuti in un nuovo episodio, non so se il secondo o il terzo dei TikTok life hacks, trucchetti di TikTok, trabocchini di TikTok, chiamateli come volete. Quelli di oggi sono assurdi. Assurdi. Ho visto delle robe incredibili che oggi proveremo insieme e vedremo se funzioneranno o meno, ma sono assurdi. Ce n'è uno in particolare che mi piace tantissimo, ma non voglio spoilerarvelo ora. Guardate tutto il video. Ovviamente, se volete altri episodi di questo genere, ci sono i commenti. Usateli per farmi sapere se ne volete ancora o meno. E se sei nuovo, se sei nuovo qui, iscriviti e commenta con hashtag nuovo iscritto perché cercherò di metterti un cuoricino per darti il benvenuto nella Petacolo Family, nella Barbuto Family, tutto family. Tranne che family friendly, sono tutto nero. Allora, il primo life hack che proverò a fare è quello di creare una mascherina con un calzino. Quindi andiamo a prendere un calzino e proviamo questo life hack. Oh, sto schiumando perché sono un invertebrato. Oddio, che caldo! Allora, sarà l'emozione di questo life hack incredibile. Abbiamo un classico calzino classico e una forbice. Ora devo un attimo riguardare come si fa questa mascherina col calzino. Andiamo a vedere insieme il TikTok, che apparirà anche a voi qui. Pubblicità, appaiono le pubblicità e io le schifo sempre, ma mi raccomando, se escono nei miei video, guardateli. ma va troppo veloce. Allora, prendiamo il calzino. Ok, allora dobbiamo prendere questa parte qui, giusto? Giusto, giusto? E la dobbiamo tagliare, quindi questa parte qui. Eccola. Boh, mi sa che ho sbagliato. Ok, poi dobbiamo tagliare all'estremità, oddio, senza ritagliare fino in fondo però. Proviamo, così in questo modo e dall'altra parte, solo che qua io ho il polsino della calza. Ok, no, se riesce a ritagliare lo stesso senza problemi. Ok, oddio. Oh damn! Raga, che brutta! Wow! Ok, questo life hack funziona. Ovviamente non lanceremo nessuna moda perché fanno davvero cagare. E poi noi abbiamo queste, le nuove mascherine Petacolo. E ce ne sono due modelli, questa con Pepito che è fighissima e l'altra con scritto Petacolo e la scritta giapponese. Vi lascio il link in descrizione nel primo commento. Mi raccomando, c'è tutto il nuovo merch, tutte le nuove mascherine. Affrettatevi perché sono rimasti pochissimi pezzi. Altro che calzini, guarda qua. Ok, il primo life hack ha funzionato, ora passiamo con il secondo, che ci permette di vedere com'è realmente il colore dei nostri occhi e ce li fa vedere in modo proprio, capito? Perfetto, cioè, bellissimo. Quindi proveremo anche questo. Quello che ci... Oggi non so parlare. Quello che ci servirà sarà semplicemente un iPhone e una goccia d'acqua. Non so se... perché le gocce d'acqua sono difficili da avere a casa, però io per fortuna oggi ce le ho. Quindi riusciremo a provare questo life hack. Allora, per questo TikTok, lo vedrete sempre ogni volta qua di fianco, dobbiamo praticamente prendere il telefono, mettere la fotocamera esterna con il flash, appoggiarlo qui, appoggiare una goccia d'acqua qui e renderli con l'occhio. Quindi proviamo. Allora, togliamo la cover, mettiamo il video col flash, prendiamo una goccia d'acqua. Indovinate chi non è capace? Ok, faccio un attimo vedere. È difficile perché c'è il flash puntato, ma se vedete bene c'è lì una goccia. Ok, ci siamo. Oddio, mi rovinerò la vista tantissimo. Ok, vediamo il video. Indovinate chi non è capace? Oddio. Sono tutto sbiadito, tutto storto sono. Ok. No, ragazzi, non è venuto, devo riprovare. Allora, riprendiamo di nuovo. Goccia d'acqua. Ok, ci siamo. Vado. Ok. Prima guarda. Oddio, non ci vedo più niente. Oddio, non ci vedo più. Anzi, perché gli altri funzionano a me, no? Cos'è sta roba? Ok, riproviamo l'ultima volta. Ok, così dovrebbe essere abbastanza. Provo con l'altro occhio stavolta. Oh! Se non è venuto stavolta, maledizione. Oh, ce l'abbiamo fatta. Wow, che occhi, ragazzi. Ok. Mamma mia, sto grondando. Sto davvero grondando. Abbiamo scoperto
Adesso ci vuole un attimo perché non ci vedo più niente. Abbiamo appena scoperto che ho gli occhi metà marroni e metà verdi. Questo è incredibile. È incredibile questo. Che spettacolo. Che spettacolo. Ok, raga, adesso a parte che ho gli occhi che fanno paura, andiamo con il prossimo TikTok. Life hacks TikTok. Praticamente, in teoria, ogni Scottex, ok, quello che usiamo come tovagliolo per asciugare, bla bla bla, è fatto da due strati. E quindi prendendolo e aprendolo, noi potremmo mettere tipo delle robe, ok? Costruiremo tipo un mangia, un porta patatine economico, casalingo. Non lo so se possa funzionare, ma proviamo. Ok, allora qua abbiamo il nostro Scottex. Ora scopriremo se è fatto anche questo da due parti. Sembrerebbe di sì. Adesso fatto è, come le apro? Oh my god. È difficile, eh? Ok, forse ce l'ho fatta, eh? Ci vuole un ingegno qua. Ce l'ho quasi fatta. Ok. No. Ok, ci siamo. Ci siamo. Wow, io questa cosa non la sapevo mica che si potesse aprire. Ce l'abbiamo. Si sta aprendo, allora, piano piano, senza fare danni, prima che si rompa. Ok, direi che così può bastare. Ora, patatine io non ne mangio in genere, quindi le useremo per i cereali. Ecco qua i nostri cereali. Ci siamo. Oh, funziona, ragazzi. Funziona come? Qua ci sono i nostri cereali, li teniamo in mano con lo Scottex, così non ci sporchiamo tutte e due le mani, perché uno ce la sporchiamo per metterli dentro. E mangiamo. Per il popcorn, secondo me, è un'idea top. Incredibile. Quindi anche questo life hack ha funzionato. Vediamo qual è il prossimo. Ce l'ho tutti segnati qua. Oddio, ho sputato, è partito un meteorite. Ok, il prossimo TikTok è abbastanza pericoloso. Facciamolo. Ok, allora, questo TikTok non provate a farlo a casa, ok? Lasciatelo fare ai professionisti come me. Allora, questo TikTok ha dell'incredibile. Non so se possa funzionare, secondo me è solo una cagata. Praticamente ci serve un bicchiere di carta che ho acquistato con le ciambelle. Ci serve di nuovo il nostro Scottex. Praticamente dovremo fare un buco rotondo qui, dare fuoco allo Scottex, metterlo qua sotto, in teoria fa del fumo. E poi, facendo in questo modo, in teoria escono dei cerchi di fumo. Siamo qui, proviamo. Attenzione, barbuto Giotto all'azione. Cercherò di fare un cerchio perfetto. Senza... Ah, ecco. Lo vedete perché non dovete farlo a casa? Ok, questo non è un cerchio proprio perfetto, però ci siamo quasi. Allora, eccolo. Mi sono messo qui fuori al balcone perché non vorrei impuzzunire casa. Non vorrei che tutto andasse a fuoco. Allora, ho messo qua un asse di legno. Non mi vedrete bene in faccia perché cercherò di farvi vedere meglio se funziona o meno, perché non so se si possa vedere bene. Quindi in questo modo lo vedrete bene. Nell'ultimo episodio del Life Hacks abbiamo fatto un esperimento col fuoco, quello che faceva volare la bustina di tè, ed è funzionato tantissimo. L'ho fatto in cucina, mi ha lasciato una puzza tremenda. Quindi oggi lo faremo qua sul balcone. Allora, abbiamo il nostro pezzo di carta, abbiamo il nostro bicchiere bucato. Oddio, ma non funziona. Non funziona. Oddio, che puzza di bruciato. Non funziona. Non funziona. Riproviamo l'ultima volta. Ah, brucia. Ragazzi, questo qua è un trabocchino. Oh, che puzza. Non funziona, raga. Quindi non provatelo neanche, perché tanto non funziona. Niente, questo life hack era fake. Non so se facessi in altro modo, però io ho seguito le procedure di sicurezza, di manuale, e non è uscito. Questo era fake, trabocchino. Ok, dopo questa super delusione dell'ultimo life hacks, ne proviamo uno che, ragazzi, ha dell'incredibile. Se dovesse funzionare, a me sembra tanto fake, ma se dovesse funzionare, raga, è qualcosa di incredibile, fantastico, non lo so. Allora, quello che ci serve per il prossimo life hacks sarà una scatola del nostro iPhone. Funziona solo con iPhone in teoria, quindi solo con la scatola dell'iPhone. Il nostro telefono con Snapchat, ok? Non so per quale assurdo motivo vada solo con Snapchat, però Snapchat. Io non lo usavo da non so quanto tempo e adesso potrebbe tornarmi utile per fare questa roba. Oh my... Oddio. Ok, avete appena visto quello che è successo. Noi adesso proveremo a ricrearlo.
Allora, ci servirà appunto la scatola del nostro iPhone vuota, quasi, ci serve tenerla con questo pezzettino qua. Mettere Snapchat, avviare la registrazione schermo, e quello che succede a... Oddio! Avvicinati! No, vabbè, raga, è assurdo, raga. Diventa azzurro. Cioè, dovrebbe in teoria anche cambiare colore. Ok, se facciamo così diventa bianco, appena abbassiamo... No, non va più, qua. Ok, riproviamo, raga. Ci abbiamo qui la fotocamera, registrazione schermo, 3, 2, 1, l'abbassiamo. Guardate, cambia colore. Andiamo più al buio, andiamo più al buio. Sta succedendo qualcosa di incredibile. Damn, questo è spaziale. Guardate proprio come cambia colore, assurdo. Ora vi faccio vedere quello che ha ripreso lo schermo. Questo è lo schermo, qua l'abbiamo appoggiato. E qua inizia a colorarsi, assurdo. Un gioco di luci incredibili. Pensavo realmente che questo fosse fake, che avessero usato qualche trucchettino, tipo magari tagliare il video, poi inserire un video che illuminasse la scatola. Invece è incredibile. Non so come sia possibile, ok? Però questo ha davvero dell'incredibile. Bellissimo questo life hacks. Infatti ve l'ho tenuto quasi per fine video, perché l'ultimo life hacks che andrò a fare ora è il più bello di tutti. Quello che, di cui parlavo a inizio video, quello che mi piace tantissimo, non era questo, ma è quello che sto per andare a fare, raga, è incredibile. Allora, quello che avremo bisogno per questo ultimo life hacks, che vedrete qua di fianco, è assurdo, bellissimo, saranno queste, praticamente queste robe che danno alle feste, robe così, no? Quelle che si illuminano al buio, e dello scotch. Non so se qualcuno abbia già capito cosa sto per fare, ma tra l'altro l'ho appena tirato fuori dal freezer. Oh, wow, sto benissimo, raga, sentite? Asmr per voi. Oddio, cambiano colore. Vabbè. Comunque me le appiccicherò con lo scotch sul corpo e cercherò di ricreare un omino. E poi andrò al buio e vedremo cosa succederà. Allora, in teoria facendo così si attivano bene. Ok, vedete che già iniziano a cambiare colore. Perfetto. Allora, quello che andrò a fare ora sarà attaccare tutti questi robi con questi, non so sinceramente come si chiamino, e andare a creare un corpo che poi andrò ad appiccicare su di me. Quindi questa sarà la faccia. E poi adesso vedrete il resto. Qua non si appiccica, ma come facciamo? Ok, si è appiccicato. Ci siamo, il braccio ce l'abbiamo. Ok, ragazzi, in qualche modo ce l'ho fatta. Sono riuscito a riprodurre un omino sul mio corpo. Ora andiamo al buio e scopriamo se funziona. Yo! Eccolo! Eccolo! Ciao amici! Ciao amici! È pronto? Tenerino. Adesso parte la musica. La pancia è staccata dalle gambe. Ok, raga, mi sono tolto tutto. Un caldo allucinante per fare tutta sta roba. Questo era l'ultimo TikTok life hacks. Spero vi sia piaciuto, è stato secondo me incredibile, fantastico, stupendo. Noi ci vediamo mercoledì, perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle 18 esce un nuovo video. E vi dico che i capelli blu me li tingerò su Twitch. Quindi vi lascio il link nel primo commento in descrizione. Andate tutti a seguirmi, ci vediamo lì tutte le sere alle 21 in diretta. Ciao belli.